Sì, grazie Presidente. Molto brevemente, insomma, questa non è certo un'iniziativa che vuole risolvere il problema delle attività produttive, è una delle tante iniziative che abbiamo portato avanti per aiutare il fenomeno. E quindi non è che ci dobbiamo astenere da fare qualcosa che può essere utile perché non è risolutivo. Questa è la risposta a chi evidentemente è andato un po' fuori tema nella sua dichiarazione di voto. E poi vorrei rispondere appunto anche a chi ha parlato di una determina oggi che sospende il pagamento. Ricordo che ci sono state due memorie di giunta, una che chiedeva la sospensione della COSAP e un'altra che chiedeva la cancellazione della COSAP, ma evidentemente gli uffici con una memoria di giunta non hanno ritenuto di dover procedere alla cancellazione immediata della COSAP e anzi la stessa memoria giunta parlava di una delibera successiva, quindi vorrei rassicurare tutti i consiglieri come il consigliere Bordoni che bisognerà fare una delibera e convincere gli uffici ovviamente della volontà politica che è stata espressa dalla sindaca, dalla giunta e ribadita anche da me stesso, insomma. Quindi poi bisognerà dimostrare questa risoluzione in aula, quindi vi invito poi a votarla favorevolmente, insomma. Perché è un atto forte che questa amministrazione fa verso le attività produttive. Grazie.